Ed eccoci al nostro video pensiero. Dunque, diciamo che oggi si dice che, non ricordo adesso esattamente gli anni, però veniva ucciso Giulio Cesare, Caius Julius Caesar, perché oggi sono le idi di marzo, quindi praticamente metà marzo, e appunto in genere si dice che in questi giorni
veniva assassinato Giulio Cesare per mano di Bruto, Caio, quoque tu, Bruto, quoque tu, figlio mio, la famosa frase. Grandissimo personaggio, anche grande scrittore. Io ho avuto anche modo di tradurre qualche sì, insomma, suo estratto dal De Bello Gallico quando ho fatto, diciamo, il liceo classico, quindi l'ho incontrato da questo punto di vista, oltre ovviamente nello studio della storia come tutti, ma ovviamente uno di quei grandi personaggi che hanno cambiato, diciamo, la storia. Poi in particolare, diciamo, sempre ridere la parentesi in Asterix e Obelix, diciamo, nel cartone proprio. Quello sarebbe il perfetto prototipo, cioè l'immaginario, diciamo così, la figura di Giulio Cesare, secondo me. Ma a parte questa cosa simpatica, tra virgolette, ma anche importante, perché appunto è stato un personaggio importantissimo, diciamo che ieri mi sono dimenticato, cioè non mi sono dimenticato, dovevo parlare di una cosa, ma non l'ho fatto più per una questione di tempo, quindi ne parlo oggi. Sì, yes, today on March 14, in Italy, where the 20 years, il 20° anniversario of the legendary musical Notre Dame de Paris, il grande musical musicato da Riccardo Cocciante, composed by Riccardo Cocciante, and Awards Leaks, if I'm not mistaken, di Luc Plamondon. Comunque, vi scrivo meglio nel dettaglio i nomi precisi i creatori. Comunque, di sicuro la musica, Music is Surely of by Riccardo Cocciante, e che dire, il cast, l'Italian cast, Really Great Italian Cast, con Jodie Tonno che faceva la parte di Quasimodo, Lola Pons Esmeralda, e diciamo Riccardo Galatone Febo, e Vittorio Matteucci Frollo, insomma, Marco Guerzone, il fratello di Esmeralda, Matteo Setti, Gringuari, insomma, questi sono i più importanti. È un musical che, diciamo così, io ho nel cuore, perché in qualche modo, diciamo, da quando eravamo bambini, quindi cioè molti anni fa, abbiamo anche interpretato io e i miei fratelli, con anche un'amica di mia sorella, che faceva la parte, diciamo, di Fiordaliso. Sì, abbiamo delle foto, diciamo, storiche di questo momento. E facevamo uno piccolo spettacolino qui, vennero anche appunto insomma, qualche parente a vedere. Ed io feci la parte di Frollo, insomma, faceva la parte, diciamo, di Quasimodo, e mia sorella, diciamo, di Esmeralda, e l'amica di mia sorella, Fiordaliso. Quindi quattro, si potrebbe dire, personaggi, cioè tre, tra i quattro, tra i tanti personaggi, tra tutti i personaggi principali. Cioè tre personaggi principali tra tutti gli altri, scusate. Ovviamente anche il cartone, insomma, nei cartoni, in questo caso, secondo me, i cartoni Disney non andrebbero toccati, non andrebbero fatti remake, tanto è vero che io non ho visto nemmeno un remake di quelli che hanno fatto, perché secondo me non hanno senso, proprio perché quelli sono dei capolavori, non vanno toccati e intaccati, e io odio proprio tutta questa questione del fare remake, ricorrere continuamente ai sequel. Tra l'altro, una cosa su cui sarebbe d'accordo anche Martin Scorsese, perché qualche tempo fa, appunto, criticò questa questione di Marvel, dei sequel, dei remake, insomma, soprattutto con Marvel, l'arte celebre con i supereroi, perché secondo lui stanno distruggendo il cinema. E infatti, io sono totalmente d'accordo. Poi, tra l'altro, questo fatto appunto di ricorrere continuamente ai sequel, ai remake, ai film su supereroi, cioè, anziché anche se i supereroi vanno messi da parte, che c'è un'inventiva, però comunque. Per quanto mi riguarda, il ricorrere a remake e sequel denota comunque sempre di più una carenza di inventiva da parte di quel dato regista, che appunto si fionda soltanto su questo tipo di cose qui, ma come sue idee originali non ha nulla. E quindi abbasso i remake, non dico che mi fanno vomitare, però per me non hanno senso per quanto mi riguarda. Non so voi come la vedete, sarebbe interessante sapere una vostra opinione. Se non ero di Disney, ho visto solo il remake del Re Leone, ma francamente si poteva risparmiare, come ho detto, non c'era proprio bisogno di farlo. Vabbè, è questo. Frollo, insomma, è veramente un gran musical, appunto, tanto è vero che praticamente lo si recita e lo si canta in tutto il mondo, sono tutte le lingue, se non sbaglio, comunque molte lingue del mondo. Grandissimo successo,
Che dire, io se non l'avete mai visto, invito a vederlo, lo dovete vedere perché è grandissima trasposizione del grande romanzo di Victor Hugo, che però io non ho mai letto, però appunto veramente lo invito a vedere. Poi forse qui metto un previo e va all'inizio del video con qualche canzone, è una qualche canzone tra le più belle del musical, o che piacciono a me, anche se non lo so perché non so se ce la faccio col tempo, vediamo. Ma comunque nel caso questo video posso caricare anche domani, dopodomani, vediamo. Sì, in attesa poi del mio terzo pezzo, il tributo a Strade Perdute di Angelo Badalamenti, terzo di quattro pezzi di suoi che ho interpretato per i 25 anni del film e l'anniversario di uscita in Italia qui 28 settembre 97, pezzo che spero di caricare domani, vediamo un po'. Comunque, sì, forse avete visto anche dei preview all'inizio del video. Sono due pezzi che ho improvvisato ieri dal musical, che sono Luna e Mi distruggerai. Due grandissimi pezzi, appunto, miei preferiti, che consiglio anche, soprattutto, di ascoltare gli originali, sono un'altra cosa. Gli interpreti italiani, comunque, sono dei grandi interpreti, grandi attori, veramente un grandissimo successo ha avuto il musical qui in Italia. Tant'è vero che, appunto, è stato esportato anche le versioni italiane in altri paesi. Che dire, spero di avervi fatto conoscere qualcosa, non sapevate, anche se non credo, perché il musical è di fama internazionale. Sì, se mi vengono altre cose in mente, le aggiungo in descrizione, comunque forse lo trovate anche in versione, non ricordo esattamente, comunque dovreste trovare in versione completa anche su YouTube, ma non ricordo esattamente, vi faccio sapere meglio. Per riprendere una cosa, che l'ultima cosa ho detto in quel video, il video di ieri, ho caricato appunto la mia terza parte del tributo diciamo, a Strade Perdute, lo Stai qui per il suo anniversario di uscita il 28 febbraio 97 qui in Italia e 25 anni del film. Questa terza parte, in realtà, sono ho interpretato quattro pezzi in totale di Angelo Badalamenti, e quello di oggi era il terzo, che era Dub Driving, che sì, diciamo, un altro grande pezzo, i tre che ho interpretato, il primo è stato Hunting Heartbreaking, il secondo Red Bus with Teeth, il terzo appunto era qui. Aggiungo subito che il quarto di questi qui, diciamo, praticamente il mio, credo sia il mio preferito in assoluto. E poi diciamo ho seguito un ordine, praticamente non appunto di preferenza, ma un ordine che, come appunto sono inseriti i pezzi all'interno della soundtrack. L'unica cosa ho inserito per primo Hunting Heartbreaking, mentre il primo in assoluto era Red Bus with Teeth, ma perché diciamo il montaggio di Hunting Heartbreaking è stato molto più semplice di quello di Red Bus with Teeth, quindi questa è la spiegazione. Poi credo che questo pezzo, un po' come, anche se un po' meno, Red Bus with Teeth, vada eseguito con, diciamo, con più strumenti, che quindi suonarlo, diciamo, su l'unico strumento, questo non rende giustizia alla bellezza e alla grandezza del pezzo originale, però diciamo ci ho provato, però comunque rispetto a Red Bus with Teeth, in realtà secondo me può essere suonato su un unico strumento perché c'è la possibilità, comunque viene riso bene, mentre Red Bus with Teeth purtroppo, soprattutto la seconda parte secondo me, che va da 1 minuto e 40 più o meno, ecco, quella purtroppo necessita di essere suonata per forza su più strumenti secondo me, o comunque per me su questa mia tastiera non rende giustizia, è impossibile suonarlo tutto così come l'originale. E diciamo anche che, diciamo, a questo punto, ormai questo tributo, Strade Perdute, può essere anche una mia prima parte del tributo ad Angelo Badalamenti di quest'anno, perché se no, qualcuno non lo sa, Angelo Badalamenti il 22 marzo compie anni e quest'anno 85. E di conseguenza, diciamo, a questo punto, perché ci troviamo più o meno con i giorni, questi quattro pezzi ho dedicato appunto a Strade Perdute per i suoi 25 anni, anniversario di uscita in Italia. A questo punto posso anche divenire la prima parte del tributo che Linciano appunto di quest'anno ha ad Angelo Badalamenti. Mentre poi la settimana prossima, diciamo, gli dedicherò diciamo, altri pezzi che appunto sto interpretando, che sono tratti da film e che lui non Linciani, cioè di musiche che lui si tratta di musiche che lui non ha composto per i film del maestro, e sono davvero altrettanto capolavori. In realtà già l'anno scorso io ho fatto un tributo a Angelo Badalamenti, la prima parte, inizio a dire adesso queste cose, sì. Anticipo un po', trovandoci ormai col giorno. Già l'anno scorso gli dedicai diciamo, un tributo diviso in tre parti,
la prima parte su un tributo ancora indietro, il 2020, in cui appunto mischiai, diciamo, tutta una serie di pezzi del mondo linciano, e poi la seconda parte appunto su tutta una serie di musiche da film non linciani, e una terza parte in realtà fu un extra in cui diciamo mi mise a fare il remake della sua spiegazione, della composizione, di come ha composto, diciamo, appunto il video in cui spiega come ha composto Laura Palmerstein. Quindi già ve lo dico adesso, però poi ci ritorno poi il 22 marzo meno su queste cose. Comunque potete trovare tutti questi video nella playlist dal canale principale da Stira, Various from David Lynch's Movies, ma anche se non era nella playlist Various, è nelle playlist su Twin Peaks. Sì, mentre invece, quindi la prima parte del tributo di quest'anno potrebbe essere questa su, al contrario, il punto di vista linciano potrebbe essere questa su Strade Perdute. E mentre appunto questa seconda parte invece si tratta di altri pezzi, sempre che lui c'è cioè, composti sempre da lui per altri film, non linciani, però altri film pezzi di altri film che non ho interpretato l'anno scorso, e quindi in certo senso questo potrebbe essere una sorta di continuo appunto del tributo dello scorso anno, a questo punto di vista. Però appunto sono cose premature perché poi le approfondirò meglio, diciamo, tra qualche giorno quando caricherò questi pezzi. Sì, diciamo io comunque consiglio di ascoltare questi pezzi. Vedete un po' la sua filmografia, la biografia. Diciamo che anche sono pezzi straordinari. Parlo dei main theme di tutti questi, le musiche di tutti questi film, le colonne sonore di tutti questi film. Sì, sul resto non credo di pensare. Stavo pensando ad altro. Se mi dovessero venire altre cose in mente, come sempre. Scrivo in descrizione. Per quanto riguarda appunto il preview, diciamo del dopo, diciamo l'altra parte degli altri preview, il preview appunto del pezzo che ho, diciamo, interpretato, Dub Driving si chiama. Quindi, come al solito, video completo, link in descrizione per chi fosse. Sì, e poi, se qualcuno non ha capito bene il report di ieri, diciamo, lo spiego adesso. Lì si trattava della casa cioè del palazzo fuori la casa, fuori la porta, diciamo, del nonno, cioè del padre di mio padre, il mio nonno paterno. Quindi ho pensato che quando capita che, diciamo, vado a casa sua, la vado a trovare, faccio sempre le porte da lì. Penso può essere una cosa curiosa. E quindi sì, mi spiace che non avete capito bene, se è capito bene, diciamo, ma purtroppo, come ho spiegato poi nel video, lì ci sono molte persone anziane, l'orario era un po' presto, erano le 3 del pomeriggio, quindi capirete che, diciamo, più di tanto non potevo urlare, non potevo alzare la voce, quindi quello era il motivo della voce bassa. Però la prossima volta, in realtà, avevo anche un po' paura in generale per altre situazioni, pensavo che passava qualche persona, queste cose simili, che qualcuno si impressionasse. Però la prossima volta provo a farlo meglio, vediamo. Sì, e quindi questo, spero comunque vi sia piaciuto, vi siate divertiti. Interessato. Grazie di again, a domani.